Boss Andrea Scinzante presenta. Corso di segnaletica, cartelli e illustrazioni. Per prima cosa impareremo il significato dei più importanti cartelli stradali. Divieto di esistenza. Attenzione, pericolo navicelle spaziali. È vietato viaggiare su moto invisibili. È severamente vietato sostare nel nulla. Attenzione, pericoli a sorpresa. Attenzione, pericolo di crocifissione. Attenzione, operai che infastidiscono montagnette di letame. Attenzione, bambini di colore in bilico su una gamba. Attenzione, rampa di lancio per motociclisti. Attenzione, la strada potrebbe smaterializzarsi in mille bollicine. In caso di traffico ostruito, urtare con forza l'altro veicolo suonando contemporaneamente il clacson. È opportuno sollecitare i camionisti ad aumentare la velocità suonando ripetutamente il clacson. Dopo una lunga camminata si consiglia di sostare davanti a una piramide. In caso di erezione è consigliabile apporre un mattone sul pene. È assolutamente vietato viaggiare sull'acqua se si trasportano fagioli giganti. È vietato trasportare incendi sul tetto della propria vettura. Obbligo di girare su se stessi in un circolo vizioso. Attenzione, caduta meteoriti. Attenzione, la pompa antincendio può ipnotizzare. È vietato giocare a braccio di ferro con la maniglia della porta. Chi non possiede né bocca né naso è pregato di indossare occhialoni di riconoscimento. Agli handicappati non è assolutamente consentito guardare i giganti. È obbligatorio indossare guanti di colore diverso per non confondere la mano destra con la sinistra. In questo locale è possibile discriminare i meno fortunati. È obbligatorio indossare stivali sadomaso prima di entrare. È consigliabile indossare l'armatura di Iron Man prima di iniziare a dipingere. Attenzione, il pavimento potrebbe cedere in seguito ad una danza scatenata. Pericolo, l'acqua volante può entrare dal naso riempiendo il vostro unico polmone. È vietato riempire bicchieri tramite rubinetti sospesi a mezz'aria. Dopo il passaggio del cane, il padrone dovrà ridipingere l'asfalto con un pennello a setole grosse. Gli escrementi del cane vanno presi al volo con un sacchetto di plastica. Passiamo ora alle illustrazioni sulla sicurezza in aereo. In caso di compleanno, verranno distribuite mascherine da elefante per la cerimonia. La discesa dal velivolo dovrà essere effettuata in perfetta sincronia col resto dei passeggeri. In caso contrario si ripeterà la procedura. Se vostro figlio indossa abiti celesti non ha diritto all'ossigeno. In caso di donna energumena dalle gambe pelose, scendere velocemente dall'aereo senza perdere la calma. Sotto i nostri sedili troverete una gran quantità di matite, pastelli e pennarelli per passare il tempo. È assolutamente vietato l'utilizzo di apparecchiature preistoriche. È vietato defecare sul pavimento. Gli sfigati saranno costretti con la forza a scendere dall'aereo. In acqua risulta molto facile individuare chi ha scorreggiato. All'interno del velivolo è vietato palparsi il seno. In caso di malore, usare il proprio bambino come telefono cellulare per avvisare i soccorsi. A bordo sono disponibili dei preservativi per consumare rapporti sessuali durante il volo. Non fatevi distrarre dalle eclissi solari mentre maneggiate il giubbino salvagente. In caso di masturbazione, aggrapparsi saldamente ad una maniglia per non perdere l'equilibrio.
Per maggiore sicurezza, i passeggeri deformi dovranno indossare il dubbino per tutto il viaggio. Se volete divertirvi senza rischiare una gravidanza, potrete chiedere ad un hostess di intrattenervi con l'ausilio della nostra cinturona smanettona. Il sensore sul dubbino salvagente si accenderà se urinerete in acqua, avvisando tutti i presenti. È sconsigliato l'utilizzo di accendini riempiti con acqua, dato che non funzionano. È dovere dei genitori avviare i propri figli alla pratica dell'autoerotismo orale. Per evitare spiacevoli attentati o altre brutte sorprese, tutti i passeggeri di colore dovranno viaggiare chinati in avanti con le mani sopra la testa. E questo è tutto. Cartellosamente vostro, Boss.